Eccoci qua con la nuova ricetta del Gardo per vino.com. Oggi un piatto speciale, che ho nel cuore, un piatto che mi faceva mia nonna. Il fegato in padella, fegato di vitello, of course, in padella con la cipolla di trepola stufata. Mettiamo il fegato a bagno un po' nel latte, poi andremo a rosolarlo nella padella con burro, alloro e aglio e un po' di olio, e poi intanto andremo a stufare la cipolla. In abbinamento oggi vi porto con me in Abruzzo, Monte Pulciano d'Abruzzo 2019, Filicaia. 2019 è l'annata dell'equilibrio, della densità, vini con una bella impronta stilistica, bellissimo il colore, rosso rubino vivo, luminoso, di grande densità. Naso proprio tipico del Monte Pulciano d'Abruzzo, viscera, questa nota balsamica, questo tocco di ginepro e pepe nero. In bocca denso, pieno, ritorno di frutti rossi, con questo finale balsamico e fresco, profondo e di grande beva. Sicuramente sarà un grande abbinamento. Nel nostro pentolino mettiamo un po' di burro e un po' di olio, lo portiamo a temperatura e cominciamo a rosolare la nostra cipolla. Andiamo a dare una stufata, una bella dorata, la sistemiamo di sale e pepe. Intanto che si stufa, io mi faccio un'altra goccia di Monte Pulciano d'Abruzzo. E procediamo con la cottura del fegato. Padella di rame, burro, una panna di burro di pepino celli, alloro e spicco d'aglio e un po' di olio. Andiamo poi a prendere il nostro fegato e lo andremo ad adagiare qui. E così. Fiamma bella viva e andremo a cuocere il nostro fegato. Intanto la nostra cipolla sta continuando a stufare e fra qualche minuto il piatto è pronto. Il nostro fegato di vitello bello dorato, lo andiamo a tagliare, la cottura un po' rosata, come piace a me, perché è bello morbido. La nostra cipolla un po' più stufata. Il nostro piatto è pronto, in abbinamento Monte Pulciano d'Abruzzo, Filicaia. Buon appetito!